Non capita spesso che nell'ambito della presentazione di un rapporto economico si senta dire quadro congiunturale nettamente migliorato. Il sondaggio della Banca d'Italia evidenzia dunque una netta ripresa dell'economia dell'Abruzzo e l'aggiornamento congiunturale al momento si presenta positivo. Il professor Mauro parlava di rischio di esaurimento di questa spinta propulsiva. C'è e come contrastarlo? Sì, indubbiamente, come diceva lei, guardando i dati, il quadro congiunturale dell'Abruzzo è nettamente migliorato in tutti i settori, dall'impresa manifatturiera, le costruzioni, le esportazioni, nei servizi per quanto riguarda il commercio e il turismo e per quanto concerne anche il mercato del lavoro. È vero che, come sappiamo, veniamo da un anno, il 2020, in cui tutto il nostro paese, analogamente diciamo tutto il mondo, è stato pesantemente colpito dalla pandemia e quindi l'attività economica è precipitata. Grazie quest'anno all'allentamento delle restrizioni, ai vaccini e anche al proseguimento delle misure di sostegno governative, abbiamo visto, come dicevamo, una ripresa in tutti i settori di attività economica. Questi dati molto positivi, però, come diceva anche il professor Mauro, dobbiamo confrontarli con l'andamento pre-pandemia, perché in gran parte si tratta di un rimbalzo e bisognerà far sì anche che questi dati positivi proseguano nel futuro. I rischi, come sappiamo, sono ecco, l'inflazione che sta un pochino rialzando la testa, l'aumento dei costi delle materie prime e soprattutto purtroppo anche i dati sui contagi che stanno nuovamente aumentando. Quindi a mio avviso è importantissimo proseguire nella campagna di vaccinazione, sia per quanto riguarda le terze dosi, sia per quanto riguarda dalle persone che non si sono ancora vaccinate, in quanto non possiamo assolutamente permetterci nuove chiusure, per l'economia sarebbe davvero devastante. Non ci abbiamo messo tantissimo a riprenderci, lo dico anche pensando però ai tanti che hanno perso invece il lavoro, ma questa volta se dovessimo tornare a una situazione di chiusura e di lockdown, sarebbe così, fra virgolette, facile? Beh, non credo, appunto. Diciamo che tutti gli sforzi devono essere indirizzati appunto a non ripiombare nelle chiusure e in secondo luogo abbiamo delle ottime opportunità che sono l'utilizzo dei fondi del PNRR ed è importantissimo usarli bene, fare presto e veramente dare nuovo impulso all'economia in tutti i settori.